avrebbe preferito recarsi subito al sud, dove si potevano imparare le nuove tecniche di cui gli aveva parlato il vecchio. Ma naturalmente non c'era neppure da pensarci. Era pur sempre soltanto un apprendista, cioè un niente. In realtà, gli spiegò Baldini, dopo aver superato la gioia iniziale per la resurrezione di Greneuil, in realtà era ancora meno di un niente, perché un apprendista regolare doveva avere un'origine senza macchia, cioè essere nato da un matrimonio, avere una parentela adeguata al proprio rango e un contratto d'apprendistato, tutte cose che Greneuil non possedeva. Tuttavia, se lui, Baldini, un giorno avesse voluto fornirgli un diploma di garzone, ciò sarebbe avvenuto soltanto in considerazione del talento non comune di Greneuil, nonché di un suo comportamento futuro ineccepibile e dell'infinita generosità sua, di Baldini, che mai riusciva a rinnegare anche se spesso ne aveva avuto soltanto danno. Naturalmente, per adempiere questa generosa promessa occorreva ancora un po' di tempo, cioè 3 anni giusti. In questo periodo Baldini, con l'aiuto di Greneuil, realizzò i suoi sogni ambiziosi. Fondò la manifattura in Faubourg Saint-Antoine, si impose a corte con i suoi profumi esclusivi, ottenne il privilegio del re. I suoi raffinati prodotti aromatici furono venduti fino a Pietroburgo, a Palermo, a Copenaghen, persino a Costantinopoli, dove sa Dio se non avevano essenze a sufficienza, si ricercava la nota pregna di muschio di uno dei suoi profumi. Negli uffici eleganti della City di Londra, come alla corte di Parma, aleggiava il profumo di Baldini. Lo stesso avveniva nel castello di Varsavia e nel palazzetto del conte von Lippe Detmold, nel luogo medesimo. Dopo essersi già rassegnato a trascorrere la vecchiaia a Messina, povero in canna, Baldini a 70 anni era diventato incontestabilmente il profumiere più importante d'Europa e uno dei cittadini più ricchi di Parigi. All'inizio dell'anno 1756, nel frattempo, aveva acquistato la casa accanto alla sua su Pont au Change, esclusivamente a uso d'abitazione, perché adesso la vecchia dimora era letteralmente piena fino al tetto di sostanze aromatiche e di spezie. Comunicò a Greneuil che era finalmente disposto a concedergli il diploma di garzone, ma a solo 3 condizioni. In primo luogo, in futuro non avrebbe dovuto produrre per conto proprio nessuno dei profumi nati sotto il tetto di Baldini, né rivelare la loro formula a terzi. In secondo luogo, avrebbe dovuto lasciare Parigi e non rimettervi più piede finché Baldini fosse stato vivo. E in terzo luogo avrebbe dovuto mantenere più rigoroso silenzio sulle prime 2 condizioni. Doveva giurare tutto questo su tutti i santi, sulla povera anima di sua madre e sul suo onore. Greneuil, che non aveva onore né credeva nei santi o nella povera anima di sua madre, giurò. Avrebbe giurato tutto. Avrebbe accettato qualsiasi condizione di Baldini perché voleva ottenere quel ridicolo diploma di garzone che gli avrebbe permesso di vivere senza dare nell'occhio, di viaggiare tranquillo e di trovare un impiego. Il resto gli era indifferente. E poi, quali erano mai queste condizioni? Non mettere più piedi a Parigi? Non aveva bisogno di Parigi. La conosceva fino all'ultimo angolo puzzolente, la portava con sé dovunque andasse, possedeva Parigi da anni. Non fabbricare nessuno dei profumi di successo di Baldini? Non rivelare nessuna formula? Come se non avesse potuto inventarne altre 1000, altrettanto buone o migliori, se solo lo avesse voluto. Ma non l'avrebbe certo fatto. Non intendeva davvero entrare in concorrenza con Baldini o con qualche altro profumiere di città. Non mirava a diventare ricco con la sua arte, non voleva neppure vivere della sua arte, se era possibile vivere diversamente. Voleva esternare ciò che aveva dentro di sé, nient'altro, il suo sé, che per lui valeva molto più di tutto quello che poteva offrire il mondo circostante. E quindi le condizioni di Baldini per Greneuil non erano condizioni. Se ne andò in primavera, un giorno di maggio. La mattina presto. Da Baldini aveva ricevuto un piccolo zaino, una seconda camicia, 2 paia di calze, una grossa salsiccia, una coperta da cavallo e 25 franchi.
Era molto più di quanto fosse obbligato a dare, disse Baldini, tanto più che Greneuil non aveva pagato un soldo per il costo del tirocinio, per l'istruzione accurata di cui aveva beneficiato. Per obbligo avrebbe dovuto dargli 2 franchi di congedo, per il resto proprio niente. Tuttavia non poteva rinnegare la propria generosità, come pure la propria simpatia che nel corso degli anni aveva accumulato nel cuore per il buon Jean-Baptiste. Gli augurava molta fortuna per il suo viaggio e lo esortava ancora una volta insistentemente a non dimenticare il suo giuramento. Con questo lo accompagnò alla porta dell'ingresso di servizio, dove un tempo lo aveva ricevuto, e lo congedò. Non gli diede la mano. La sua simpatia non si era spinta fino a tal punto, non gli avrebbe mai dato la mano. In genere aveva sempre evitato di toccarlo per una sorta di sacro disgusto, come se toccandolo potesse correre il rischio di contagiarsi, di contaminarsi. Si limitò a dargli un breve addio e Greneuil rispose con un cenno e si curvò, si allontanò. La strada era deserta. Baldini continuò a guardarlo mentre scendeva giù per il ponte e attraversava l'isola, piccolo, curvo, con lo zaino sulle spalle come una gobba, da dietro simile a un vecchio. In fondo, accanto al palazzo del Parlamento, dove la strada faceva una curva, lo perse di vista e si sentì straordinariamente sollevato. Quel tipo non gli era mai piaciuto, mai. Ora poteva finalmente confessarlo. Per tutto il tempo in cui l'aveva alloggiato sotto il suo tetto e l'aveva sfruttato, non si era mai sentito a suo agio. Si era sentito come uno incensurato che per la prima volta fa una cosa proibita, gioca un gioco con mezzi illeciti. Certo, il rischio che il suo trucco venisse scoperto era stato minimo e la sua prospettiva di successo enorme, ma altrettanto gli erano pesati il nervosismo e la cattiva coscienza. In effetti, in tutti quegli anni non c'era stato giorno in cui non fosse stato perseguitato dall'idea sgradevole che in qualche modo avrebbe dovuto pagare per essersi messo con quell'individuo. Se soltanto mi andasse bene. Aveva cominciato a pregare con ansia fra sé e sé. Se solo riuscissi a mietere il successo di questa rischiosa avventura, senza per questo pagarne le conseguenze. Se solo riuscissi. In realtà non è giusto quello che faccio, ma Dio chiuderà un occhio. Certo che lo farà. Nel corso della mia vita mi ha punito spesso. Abbastanza duramente, senza nessun motivo. Dunque sarebbe molto soltanto giusto se lui ora si mostrasse conciliante. In che cosa consiste poi la mia colpa, posto che lo sia? Tutt'al più in questo che agisco un po' al di fuori del regolamento della corporazione, sfruttando il meraviglioso talento di un individuo non qualificato e spacciando la sua abilità per la mia. Tutt'al più in questo che ho deviato un poco dalla via dell'onestà artigianale, tutt'al più in questo che oggi faccio quello che solo ieri condannavo. Ma è poi un delitto? Alcuni imbrogliano per tutta la vita, io ho soltanto barato un poco per qualche anno e soltanto perché il caso mi ha offerto un'occasione unica. Forse non è stato neppure il caso, forse è stato Dio stesso a mandarmi in casa lo stregone per ricompensarmi del periodo d'umiliazione subito a causa di Pélissier e dei suoi complici. Forse il decreto divino non è diretto affatto a me, bensì contro Pélissier. Sarebbe ben possibile. E come potrebbe altrimenti Dio punire Pélissier se non innalzando me? Di conseguenza la mia fortuna sarebbe lo strumento della giustizia divina e come tale non soltanto potrei, ma dovrei accettarla senza vergogna e senza il minimo rimorso. Questo aveva spesso pensato Baldini negli anni trascorsi, la mattina quando scendeva la scala stretta che portava al negozio, la sera quando saliva con il contenuto della cassa e contava nella cassaforte le pesanti monete d'oro e d'argento. E la notte, quando giaceva accanto allo scheletro ronfante di sua moglie e non riusciva a dormire per l'ansia che gli causava la sua fortuna.
Ma ora, finalmente, aveva chiuso con i pensieri sinistri. L'ospite inquietante se n'era andato e non sarebbe tornato mai più. Ma la ricchezza restava ed era certa per tutto l'avvenire. Baldini si portò la mano al petto e attraverso la stoffa della giacca sentì il libricino sul cuore. 600 formule vi erano annotate, più di quanto avrebbe mai potuto realizzare generazioni intere di profumieri. Se oggi avesse perduto tutto, soltanto con questo meraviglioso libricino, entro il termine di un anno avrebbe potuto essere di nuovo un uomo ricco. Davvero, che cosa poteva pretendere di più? Il sole del mattino gli cadeva sulla faccia dai frontoni delle case dirimpetto, giallo e caldo. Baldini continuava a guardare verso sud la strada che scendeva in direzione del Palazzo del Parlamento. Era semplicemente troppo bello che di Greneuil non ci fosse più traccia, e con un sentimento traboccante di gratitudine decise di recarsi il giorno stesso in pellegrinaggio a Notre-Dame, di gettare nella cassetta delle elemosine una moneta d'oro, di accendere tre candele e di ringraziare in ginocchio il Signore per averlo colmato di tanta fortuna e per avergli risparmiato la vendetta. Ma stupidamente qualcosa intralciò di nuovo i suoi piani, perché al pomeriggio, proprio quando stava per incamminarsi verso la chiesa, si sparse la voce che gli inglesi avevano dichiarato guerra alla Francia. In verità, la notizia in sé per sé non era affatto preoccupante, ma poiché Baldini, giusto in quei giorni, stava per inviare a Londra una spedizione di profumi, rimandò la visita a Notre-Dame. E si recò invece in città per raccogliere informazioni e successivamente si diresse alla sua manifattura in Faubourg Saint-Antoine per annullare come prima cosa la spedizione a Londra. La notte, poi, a letto, poco prima di addormentarsi, ebbe un'idea geniale. In considerazione degli imminenti conflitti bellici per le colonie del Nuovo Mondo, avrebbe lanciato un profumo dal nome Prestige du Québec, un eroico profumo alla resina, il cui successo, su questo non c'era dubbio, l'avrebbe compensato ampiamente del mancato affare con l'Inghilterra. Con questo dolce pensiero nella sua sciocca vecchia testa, che adagiò con sollievo sul cuscino, sotto il quale si avvertiva la gradevole pressione del libricino di formule, Maître Baldini si addormentò e non si risvegliò mai più in vita sua. Durante la notte, infatti, avvenne una piccola catastrofe, la quale, con il debito ritardo, provocò un editto da parte del re che a poco si demolissero tutte le case su tutti i ponti della città di Parigi. Senza apparente motivo, il lato ovest del Pont au Change crollò tra il terzo e il quarto pilone. Due case precipitarono nel fiume, in modo così totale e improvviso che nessuno degli abitanti poté essere salvato. Fortunatamente si trattava solo di due persone, e cioè di Giuseppe Baldini e di sua moglie Teresa. Gli impiegati se n'erano andati, con o senza permesso in libera uscita. Chenier, che soltanto nelle prime ore del mattino era tornato a casa leggermente brillo, o piuttosto voleva tornare a casa perché appunto la casa non c'era più, subì un tracollo nervoso. Per 30 anni si era cullato nella speranza di essere nominato erede nel testamento di Baldini, che non aveva figli né parenti, e ora di colpo tutta l'eredità era svanita, tutto, casa, affari, materie prime, laboratorio, Baldini stesso, persino il testamento, che forse gli avrebbe dato ancora una speranza di entrare in possesso della manifattura. Nulla fu trovato, non i cadaveri, non la cassaforte, non il libricino con le 600 formule. L'unica cosa che restò di Baldini Giuseppe, il più grande profumiere d'Europa, fu un sentore molto complesso di muschio, cannella, aceto, lavanda e mille altre sostanze che fluttuò ancora per parecchie settimane sopra la Senna da Parigi
fino alle Havre. Nel momento in cui la casa di Giuseppe Baldini precipitava nel fiume, Greneux si trovava sulla strada di Orléans. Aveva lasciato dietro di sé l'atmosfera della grande città e a ogni passo che lo allontanava, l'aria intorno a lui diventava più limpida, più pura e più pulita. Era come se si diradasse. Non si incalzavano più metro per metro centinaia, migliaia di odori diversi in un alternarsi frenetico. Ma i pochi che c'erano, l'odore della strada sabbiosa, dei prati, della terra, delle piante, dell'acqua, attraversavano la campagna in lunghe traiettorie, gonfiandosi lentamente, lentamente dileguando, quasi mai bruscamente interrotti. Greneux avvertiva questa semplicità come una liberazione. Gli odori pacati accarezzavano il suo naso. Per la prima volta in vita sua non doveva aspettarsi a ogni respiro di fiutare qualcosa di nuovo, di inatteso, di ostile o di perdere qualcosa di gradevole. Per la prima volta poteva respirare quasi liberamente, senza dover nel contempo annusare, stando allerta. Diciamo quasi, perché certo nulla passava del tutto liberamente per il naso di Greneux. Anche quando non c'era la minima ragione, in lui restava sempre vigile un riserbo istintivo nei confronti di tutto ciò che giungeva dall'esterno e doveva essere immesso in lui per tutta la vita. Anche nei pochi momenti in cui visse echi di qualcosa di simile alla soddisfazione, alla contentezza e forse persino alla felicità, preferì espirare anziché inspirare. Proprio come lui, anche la sua vita non era cominciata con un'ispirazione fiduciosa, bensì con un grido mortale. A prescindere da questa limitazione, che in lui era un limite costituzionale, quanto più si lasciava alle spalle Parigi, tanto meglio Greneux si sentiva. Aveva il respiro sempre più leggero, camminava con un passo sempre più veloce e di tanto in tanto il suo corpo assumeva persino una posizione eretta, di modo che, visto da lontano, aveva quasi l'aspetto di un comune garzone artigiano, cioè di un individuo del tutto normale. Era la lontananza degli uomini a dargli la sensazione della massima libertà. A Parigi la gente viveva già accalcata, più che in qualsiasi altra città del mondo. 6 o 700 mila persone vivevano a Parigi. Le strade e le piazze brulicavano di gente e le case ne erano stipate, dalla cantina fino ai tetti. Non c'era quasi angolo a Parigi che non fosse popolato, non c'era pietra, non c'era pezzetto di terra che non emanasse odore umano. Che fosse questa densa esalazione umana ad averlo oppresso per 18 anni come una greve aria di temporale, Greneux lo capì solo adesso, nel momento in cui cominciava a sottrarsi ad essa. Finora aveva sempre creduto che fosse il mondo in generale da cui doveva fuggire, ma non era il mondo, erano gli uomini. Con il mondo, gli sembrava, con il mondo deserto si poteva sopravvivere. Il terzo giorno di viaggio giunse nel campo gravitazionale olfattivo di Orléans, molto prima ancora che qualche segno visibile indicasse la vicinanza della città. Greneux percepì l'addensarsi delle esalazioni umane nell'aria e, contrariamente al suo proposito originario, decise di evitare Orléans. Non voleva che il soffocante clima umano gli guastasse così presto l'appena acquisita libertà di respirare. Descrisse un ampio arco attorno alla città nei pressi di Châteauneuf, raggiunse la Loira e attraversò vicino a Sully. Fin lì la sua salsiccia era bastata, ne acquistò un'altra e quindi abbandonò il corso del fiume, si diresse verso l'interno del paese. Ora non evitava più soltanto le città, evitava anche i villaggi. Era come inebriato dall'aria che si diradava sempre più lontana dagli uomini. Si avvicinava a un insediamento o a una fattoria isolata soltanto per rifornirsi di provviste. Acquistava del pane e spariva di nuovo nei boschi.
Dopo qualche settimana cominciarono a dargli fastidio anche gli incontri con i rari viandanti sui sentieri fuori mano. Non sopportò più l'odore che si manifestava puntualmente dei contadini che mietevano l'erba novella sui prati. Evitava con cura tutte le greggi di pecore, non a causa delle pecore, bensì per sfuggire all'odore dei pastori. Tagliava attraverso i campi, era disposto a fare deviazioni di miglia quando l'olfatto gli diceva che uno squadrone di soldati a cavallo, distante anche qualche ora, si stava dirigendo verso di lui. Non perché lui, come altri garzoni girovaghi e vagabondi, temesse di essere interrogato, richiesto di esibire i documenti e forse obbligato a prestare il servizio militare, non sapeva neppure che c'era la guerra, ma solo e unicamente perché provava disgusto per l'odore umano dei cavalieri. E così, in modo del tutto spontaneo e senza aver preso nessuna decisione particolare, avvenne che il suo piano di recarsi a Grasse per la via più diretta a poco svanisse. Il suo piano si annullò, per così dire, nella libertà, come tutti gli altri piani e propositi. Greneux non voleva più andare in un luogo, ma soltanto lontano, lontano dagli esseri umani. Alla fine camminò solo di notte. Durante il giorno si nascondeva nel sottobosco, dormiva tra la sterpaglia nei luoghi più inaccessibili, appallottolato come un animale, con la coperta da cavallo color terra tirata sul corpo e sulla testa, il naso incuneato nell'incavo del gomito e rivolto verso terra, affinché neanche il minimo odore estraneo turbasse i suoi sogni. Al tramonto si svegliava, fiutava in direzione dei quattro punti cardinali e solo quando il suo olfatto gli aveva assicurato che anche l'ultimo contadino aveva lasciato il campo e anche il viandante più coraggioso aveva trovato un rifugio per l'oscurità imminente, soltanto quando la notte, con i suoi supposti pericoli, aveva ripulito il paese dagli uomini, Greneuil strisciava fuori dal suo nascondiglio e proseguiva nel suo viaggio. Non aveva bisogno di luce per vedere. Già prima, quando ancora camminava di giorno, spesso aveva tenuto gli occhi chiusi per ore e aveva seguito soltanto il suo naso. L'immagine cruda del paesaggio, l'abbagliamento, la subitaneità e la nitidezza del vedere con gli occhi gli facevano male. Sopportava soltanto la luce della luna. La luce della luna non conosceva colori e si limitava a disegnare debolmente i contorni del paesaggio. Ricopriva la campagna di un grigio sporco e fermava la vita per una notte. Questo mondo, come fuso nel piombo, in cui nulla si muoveva tranne il vento che talvolta passava come un'ombra sui boschi grigi e in cui nulla viveva se non gli aromi della nuda terra, era l'unico mondo possibile per lui, poiché era simile al mondo della sua anima. Così si dirigeva verso sud, all'incirca verso sud, dal momento che non seguiva una bussola magnetica, bensì soltanto la bussola del suo naso che lo portava ad aggirare qualsiasi città, qualsiasi villaggio, qualsiasi insediamento. Per settimane non incontrò un essere umano e avrebbe potuto cullarsi nel pensiero tranquillizzante di essere solo in quel mondo oscuro o rischiarato dalla luce fredda della luna, se la sua bussola di precisione non lo avesse fatto ricredere. Anche di notte c'erano persone, anche nelle regioni più isolate c'erano persone. Si erano soltanto ritirate nelle loro tane come i ratti e stavano dormendo. La terra non era monda da loro, perché anche nel sonno esalavano il loro odore, che attraverso le finestre aperte e attraverso le fessure delle loro abitazioni si insinuava nell'aria, contaminava la natura apparentemente abbandonata a se stessa. Quanto più Greneuil si era abituato all'aria pura, tanto più era diventato sensibile a un tale odore umano, che d'un tratto, del tutto inatteso, gli giungeva fluttuando di notte, atroce come un puzzo di liquame, e tradiva la presenza di un rifugio di pastori, o di una capanna di carbonai, o di un covo di briganti, e fuggiva sempre più lontano, sempre più sensibile all'odore di uomo che diventava sempre più raro. Così il suo naso lo portò in regioni del paese sempre più isolate, lo allontanò sempre più dagli esseri umani
e sempre più lo spinse verso il polo magnetico della solitudine estrema.